Benvenuti a Voci di Geopolitica. La situazione in Afghanistan, che dal 15 agosto del 2021 ha visto le potenze occidentali fuggire dal paese e eh, ha visto il movimento talebano entrare furiosamente a Kabul, ha sicuramente lasciato nello sconcerto eh, tutto il pianeta. Ovviamente in eh, questo contesto molto intricato e soprattutto caratterizzato da eh, violenze che si stanno perpetrando, anche in questi giorni, soprattutto eh, sia verso le donne, sia eh, verso eh, la popolazione afghana in generale, eh, diciamo, dal punto di vista geopolitico le numerose potenze che eh, diciamo, sono state fino a poco tempo fa in pianta stabile in Afghanistan con appunto, la Cina e la Russia, Vogliono a tutti gli effetti ehm, diciamo, accreditarsi come, eh, diciamo, stanno facendo la gara ad accreditarsi come primi interlocutori del nuovo governo eh, talebano. Ovviamente. In questo contesto non va tralasciata eh, la questione delle terre rare, che in un momento come questo di sviluppo industriale di transizione verde vengono prese di mira dalle più grandi potenze, soprattutto dalla Cina e eh, dagli Stati Uniti, eh, come abbiamo appunto trattato anche nelle scorse puntate. All'interno, però eh, di questo panorama molto eh, intrigato e molto infuocato, sicuramente c'è eh, una potenza di cui si parla molto poco che ehm, è riuscito ad ottenere più di tutti una serie di vittorie ed accreditarsi come il primo vero interlocutore eh, del nuovo governo talebano. Stiamo parlando del Pakistan. Il vicino Pakistan infatti eh, è riuscito a ottenere una serie di vittorie dal punto di vista eh, diplomatico, dal punto di vista militare, ovviamente da dietro le quinte, e accreditarsi come eminenza grigia del nuovo governo ehm, afghano eh, capeggiato dai talebani, anche Grazie a eh, diciamo uno strumento molto importante, l'intelligence. Per quanto riguarda l'intelligence pakistana, l'inter-service intelligence, sicuramente questa macchina da guerra occulta, eh, nata nel 1948 e eh, forgiata ovviamente dai eh, vecchi servizi segreti britannici che eh, in passato eh, dominavano appunto eh, l'area del Pakistan eh, con il vicereame d'India, sono riusciti a durante la guerra fredda e poi con l'avvento del XXI secolo ad accreditarsi diciamo, come diciamo, i veri protettori sia dei mucedin che dei talebani poi con l'invasione sovietica del 1979 infatti il servizio segreto pakistano che si può dividere sia in una componente militare che in una componente civile che si occupa ovviamente anche di controspionaggio ovviamente di eh, protezione eh, delle mh, infrastrutture critiche e eh, di eh, attività eh, all'estero. È migliorato ovviamente nel corso uh, del tempo, uh, sin dalla sua nascita nel 1948. Infatti sicuramente uh, già con il patto di Baghdad del febbraio del 1955, in cui uh, venne coinvolto il Pakistan, uh, si ebbe uh, diciamo un, um, diciamo una forte attività da parte dell'intelligence pakistana per quanto riguardava il contenimento dell'Unione Sovietica. Um, ovviamente, con l'invasione sovietica del 1979 abbiamo avuto una forte attività da parte dell'Inter-Service Intelligence in Afghanistan, poiché i, diciamo, se eh, la CIA e eh, i servizi segreti dell'Arabia Saudita andavano a finanziare i mujahedin che poi eh, sconfissero e cacciarono gli infedeli comunisti, eh, così ovviamente ritenuti eh, dai mujahedin poiché appunto fomentati eh, diciamo, da dietro le quinte sia dall'Arabia Saudita che eh, dagli Stati Uniti, eh, l'inter-service intelligence ebbe un ruolo ancora più rilevante. Con, la, con il supporto logistico e uh, l'addestramento dei mujidin, che poi in seguito andarono a formare il movimento talebano. Sicuramente l'Inter Service Intelligence sta avendo un ruolo molto rilevante attualmente in Afghanistan perché, appunto, il, diciamo, ha concesso nel corso del tempo non solo supporto logistico e addestramento, ma anche protezione per numerosi capi talebani e, soprattutto, anche per numerosi membri di Al Qaeda all'interno del suo paese, i quali passavano attraverso i canali dall'Afghanistan al Pakistan. Uh, dunque, il, uh, il Pakistan si sta accreditando sempre di più come il vero vincitore e il Deus Ex machina all'interno del panorama afghano. Uh, questa situazione è molto intricata. Che uh, vede le grandi potenze uh, combattere tra di loro per avere un ruolo fondamentale all'interno della terra dei papaveri ovviamente verrà analizzato e ripreso nel corso delle prossime puntate perché ovviamente la partita afghana il grande il grande gioco 2.0 è appena iniziato con questo vi auguro buona serata e vi invito a seguire i nostri video sui nostri canali social facebook e youtube